Adesso vi raccontiamo la storia di Michele Gioraci, economista palermitano, considerato tra i 50 più influenti esperti italiani sulla Cina. Tiziana Martorana. Buongiorno, Michele Gioraci, New York University di Shanghai. Un economista internazionale con un passato da ingegnere elettronico e banchiere nella City londinese, oggi docente di finanza in due università in Cina, dove ha scelto di vivere da circa 10 anni. Sono solo alcuni elementi della biografia di Michele Gioraci, 50 anni, palermitano, indicato fra i 50 più influenti esperti italiani sulla Cina. I temi dello sviluppo al centro del suo lavoro, anche quello delle migrazioni, un filo rosso che unisce Cina e Sicilia, ce ne ha parlato in collegamento Skype. La Cina ogni anno ha un flusso migratorio di circa 20 milioni di persone, 20 milioni. E la Cina ha un modello di sviluppo basato su, prima si sviluppano le infrastrutture, i trasporti, si creano i posti di lavoro e poi si dà l'accoglienza a questi migranti, un po' diverso da come facciamo noi. Quindi secondo me c'è molto da imparare. E ai giovani che scelgono di lasciare la Sicilia un'indicazione. Le lauree non si buttano, non la uso quella in ingegneria, ma in realtà è sempre dietro di me che mi segue. Però ripeto, ci vuole anche una flessibilità mentale e mettersi anche un po' in gioco. A Palermo torna diverse volte all'anno, ma non manca la nostalgia. Quando arrivo faccio la prima visita sulla spiaggia di Mondello, possibilmente d'inverno, senza molta gente, e quello è forse una delle grandi cose che a me mancano e che dobbiamo un attimino anche noi in Sicilia riguardare con attenzione, perché spesso abbiamo delle risorse sotto gli occhi che diamo per scontate.